prima cosa, mi sono reso conto di avervi detto un'inesattezza. Gli autovettori non sono dovuti essere reali, assolutamente. Possono essere complessi, ma il ragionamento che abbiamo fatto rimane del tutto inalterato, deve verificare, non dipende da queste cose. Quindi l'affermazione che gli autovettori siano reali non è vera, in generale possono neanche essere complessi. Però non inficia la dimostrazione che ho fatto, rimane tutto inalterato. Allora, quello che volevo approfondire era adesso la questione di come facciamo a essere sicuri che lambda k quando è reale sia minore di 0 e quando è complesso coniugato la sua parte reale sia minore di 0, in modo tale da avere questi comportamenti esponenziali decrescenti o smorzati, diciamo, gli oscillatori smorzati. Allora, il ragionamento che possiamo impostare è questo. Stiamo studiando la evoluzione libera, quindi in assenza di generatore. Abbiamo detto lì. Allora, immaginiamo di considerare un solo elemento dinamico per fissare le idee, ma il ragionamento è del tutto generale. Quindi immaginate induttore, collegato a una rete lineare statica. In cui non ci sono generatori, perché stiamo facendo l'evoluzione libera, ok? Allora, supponiamo in aggiunta che questa rete lineare statica sia strettamente passiva. Quindi non ci sono generatori, quindi possiamo immaginare che lo sia. Per esempio, se ci fossero solamente resistori, sarebbe strettamente passiva e rientreremmo in questa tipologia. Per esempio, non ci potrebbero essere generatori pilotati qua dentro. Generatori pilotati, pur essendo lineari statici, non sono passivi. Quindi quello che sto dicendo non varrebbe se ci fossero generatori pilotati. Okay? Quindi solo resistori, per esempio, va bene. Allora, vi ricordate, l'energia posseduta dall'induttore era pari a un mezzo L I con L al quadrato. Questa è l'energia posseduta dall'induttore a un certo istante. Sarebbe, vi ricordate, il massimo dell'energia che può essere estratta dall'induttore per intervalli di tempo successivi. Già osservammo che la derivata dell'energia posseduta dall'induttore è pari alla potenza assorbita dall'induttore. Questo già lo usavamo, per esempio, quando abbiamo fatto la dimostrazione della continuità delle variabili di stato. Insomma, è una cosa che abbiamo già evidenziato. La conservazione delle potenze mi garantisce che la potenza assorbita dall'induttore L è uguale alla potenza erogata dalla parte strettamente passiva, la chiamo così passiva, ok? Questa è la conservazione delle potenze, no? Se io ho questo bipolo e questo bipolo, la potenza assorbita da questo è uguale alla potenza erogata da questo, conservazione delle potenze. Adesso la potenza erogata dall'oggetto passivo è pari all'opposto della potenza assorbita dall'oggetto passivo. C'è il segno meno. Poiché l'oggetto in questione l'abbiamo ipotizzato strettamente passivo, ecco che la potenza assorbita è maggiore strettamente di zero. Vi ricordate la definizione di passività stretta per i dipoli statici? E quindi il suo opposto è strettamente minore di 0. Quindi questo
osservando che vale questa uguaglianza, abbiamo che la derivata temporale dell'energia posseduta dall'induttore è minore di zero. Cioè, l'energia posseduta dall'induttore è una funzione decrescente del tempo. Stiamo parlando dell'evoluzione libera, quindi parte da una certa condizione iniziale in assenza di forza. Ma quindi anche con L4 è una funzione decrescente del tempo, quindi il modulo di con L è una funzione che va a decrescere nel tempo. Ne consegue che, poiché vale l'espressione che abbiamo visto prima, ne consegue che affinché la corrente dell'induttore in modulo sia una funzione decrescente del tempo, i modi di evoluzione della rete devono avere parte reale minore di 0, perché se avessero parte reale maggiore di 0 avrei un esponenziale crescente che contraddirebbe questa condizione qua. Chiaro il ragionamento? Lo devo ripetere? No, a quest'ora si capisce qualsiasi cosa. Meglio così. Quindi, se noi siamo sicuri che la rete collegata al dipolo induttore è strettamente passiva, siamo anche sicuri che la parte reale delle frequenze naturali deve essere minore di zero, perché deve andare a decrescere l'energia sostanzialmente. Quello che succede è che per questi circuiti, che si chiamano anche circuiti dissipativi, il libro li trovate definiti come circuiti dissipativi, quello che succede è che l'energia che l'induttore, in questo caso immagazzina, viene dissipata sui resistori che stanno qua dentro. Cioè questi resistori qua assorbono tutta quanta l'energia entrata e la consumano. Poi vedremo in calore, lo vedremo fra qualche lezione. E quindi per questo motivo, poiché si tratta di circuiti che hanno uno smorzamento, diciamo così, legato a questi resistori, ecco che le frequenze naturali devono essere minore di zero, in parte reale minore di zero, o reale minore di zero, o complesso unitario a parte reale minore di zero. Vabbè. D'accordo. Allora, dicevo che i circuiti del secondo ordine ci permettono di evidenziare tutte le possibili dinamiche. Allora, vediamo un po'. Cancello qui. Il secondo ordine, quindi abbiamo un caso particolare, quello visto prima, in cui abbiamo due equazioni. La particolarizzazione di quello che abbiamo visto prima in generale al caso di circuito del secondo ordine, abbiamo visto è un prototipo, diciamo, importante da studiare. Allora, quello che noi adesso cerchiamo di fare è di riformulare questo sistema di equazioni, quindi un sistema di due equazioni differenziali ordinarie del primo ordine, vedete qui c'è una derivata temporale del primo ordine. Cerchiamo, dicevo, di riformulare questo sistema in un'unica equazione differenziale del secondo ordine. Allora, che cosa facciamo? Prendiamo questa espressione, la prima, e la deriviamo nel tempo. Quindi otterremo x1 due punti, cioè la derivata seconda, uguale a11 x1 punto più a12 x2 punto. Ora, il mio obiettivo è quello di ottenere un'unica equazione differenziale del secondo ordine in un'unica incognita, per esempio x1. Quindi cercherò di
eliminare x con 2 sfruttando le altre equazioni. Qui c'è x 2 punto e posso scrivere usando questa seconda equazione qua. Quindi qua abbiamo a 1 x 1 punto più a 1 2 al posto di x 2 punto c'è a 2 1 x 2 1 più a 2 2 x 2, ovvero vado avanti a 1 1 x 1 1 più a 1 2 a 2 1 x 2 1, attenzione che i punti qua se non c'è in fondo questi sono un punto su, più a 1 2 a 2 2, e poi dovrei scrivere x con 2 che però voglio eliminare. Allora x con 2 la esprimo in funzione di x1 e x1 punto usando questa. Quindi scriverò al posto di x2, ci metto velocemente 1 su a 1 2 che moltiplica, sto chiamando x2 da questo, quindi 1 su a 1 2 x1 punto meno questo. Trovate? Ok? Allora, andiamo avanti. Allora, lo scrivo qui sotto, se no poi ho lo stesso problema di prima. Allora abbiamo A11. Allora, qui possiamo semplificare. Quindi abbiamo A11 più A22 moltiplica x1 punto più qui abbiamo a 1 2 a 1, poi qui abbiamo meno a 1 1 a 2 2 per x1. Ok? Possiamo quindi riscrivere l'equazione in questi termini, x1 2 punti, porto tutto a prima volta adesso. Porto tutto a primo numero, quindi 2 sigma, poi mi sarà chiaro perché faccio queste definizioni, 2 sigma è pari a meno a 1 1 più a 2 2 omega r quadro è uguale a a 1 1 a 2 2 meno a 1 2 a 2 1. Come procediamo adesso? Allora, osserviamo che queste quantità che ho segnato alla lavagna sono delle proprietà della matrice di partenza. In particolare, riconosciamo questo come determinante della matrice A. Se considero la matrice A fatta da 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, il determinante è esattamente questo. Ok? Trovato? Questa quantità è
l'opposto della somma dei termini sulla diagonale della matrice A, quella che si chiama la traccia della matrice A. Le condizioni iniziali con cui va risolta questa equazione sono condizioni iniziali che queste, allora, abbiamo ottenuto un'equazione differenziale del secondo ordine x1, era il nostro obiettivo, con queste definizioni di parametri. Le condizioni iniziali da imporre su questa equazione sono su x con 1, a distanza t con 0, che chiaramente è pari a quella assegnata, e poi qui non possiamo assegnare una condizione su x con 2, perché x con 2 non c'è più. Quello che dobbiamo fare è imporre una condizione iniziale sulla derivata di x con 1, cioè x1 punto di t con 0, che possiamo ricavare da questa prima espressione qua. Si scriverà a11 x10 più a12 x20, perché poi questi conosco i valori iniziali, e quindi posso ricavare il valore iniziale x con 1 punto, cioè la derivata. Quindi questo è il sistema di equazioni da risolvere con queste definizioni. Se io facessi la stessa operazione derivando questa e sostituendo invece questa qui dentro, cioè l'opposto di quello che ho fatto fino ad ora, troverei la stessa identica equazione in termini x2, ma questi coefficienti sarebbero gli stessi. Potete provare a farlo voi per esercizio, ma viene esattamente la stessa cosa. Allora, noi possiamo risolvere questa equazione differenziale del secondo ordine usando il metodo dell'equazione algebrica caratteristica, in particolare trovando gli zeri di un polinomio che ha per coefficienti i coefficienti di questa equazione differenziale e per potenza della variabile su cui faccio il polinomio, diciamo la S lambda, l'ordine delle derivate. Quindi questo sarà lambda quadro più 2 sigma lambda più omega con lambda quadro. Uguale a 0. I cui zeri, lambda 1, 2, sono chiaramente meno sigma meno più radice di sigma quadro meno omega quadro quadro. È facile vedere che questi zeri, cioè gli zeri di questo polinomio, sono anche gli autovalori della matrice dinamica di partenza. Quindi queste sono le frequenze naturali del circuito, quindi l'ho trovato in quest'altro modo, ma sono esattamente le frequenze naturali. Infatti, possiamo vederlo, facciamo questo calcoletto. Adesso trovo le frequenze naturali come determinanti di questa matrice, ponendo il determinante di questa matrice, ovvero determinante di A11 meno lambda, A12, A21, A22 meno lambda, uguale a 0. No, questa è la definizione di autovalori della matrice. Allora, cosa viene fuori? A11 meno lambda che moltiplica A22 meno lambda meno A12 per A21 uguale 0. Ossia A11 A22, faccio questo per questo, meno A11 lambda meno lambda A22 meno, anzi più lambda quadro. Ho fatto questi prodotti qua,
meno ancora a 1, 2, a 2, 1, uguale 0. Oppure ancora lambda quadro più all'1. Cioè meno, anzi, la mia diversa, a 1, 1 più a 2, 2 lambda più a 1, 1 a 2, 2 meno a 1, 2 per a 2, 1 uguale 0. Ovvero ancora lambda quadro, questo è pari proprio, vedete, a 2 sigma, scritto lì, più 2 sigma lambda, 2 sigma lambda, e questo è pari proprio a metà di lambda quadro. Quindi, come vedete, l'equazione che io trovo o tramite il metodo dell'equazione algebrica caratteristica, o imponendo determinato valore 0 per trovare l'autovalore, è esattamente la stessa. Quindi le frequenze naturali calcolate come autovalori della matrice dinamica coincidono con le frequenze naturali calcolate come zeri di questa equazione algebrica caratteristica. Quindi sono due modi equivalenti di procedere. Quindi potete scegliere l'uno negli esercizi, potete fare l'una o l'altra soluzione, non c'è differenza. Allora, una volta trovati questi zeri, poi possiamo distingueremo negli esercizi i casi di autovalori reali e autovalori complessi ponderati. I casi che sono teoricamente possibili, ma sono casi particolari che noi non tratteremo, che invece studierete nella teoria dei controlli automatici, chiaramente, sono i casi in cui, per esempio, sigma e omega r, sigma quadro e omega r quadro coincidono. In questo caso io ho due zeri di questo, cioè due frequenze naturali che coincidono, perché qua meno e più si riferiscono a una cosa che è zero. Quindi in questo caso, quando sigma quadro e omega r quadro sono uguali, ho due autovalori coincidenti. Questo è un caso limite che noi non tratteremo, ripeto, che però sarà oggetto di studio nella teoria dei sistemi che studierete a controlli automatici. Così come noi non studieremo casi di circuiti in cui la parte reale delle frequenze naturali è maggiore di zero. Noi non studieremo questi casi, quelli che danno luogo a dinamiche, modi di evoluzione divergenti, esponenzialmente divergenti, noi non li studieremo. Nel linguaggio poi che studierete la teoria dei sistemi, i circuiti che noi studiamo, che hanno quindi la parte reale delle frequenze naturali minore di zero, sono circuiti che si chiamano esponenzialmente stabili, perché la dinamica dell'evoluzione libera va a zero esponenzialmente. Però queste sono cose che appunto studierete, un altro caso che pure non studieremo, che invece guarderete a controllo probabilmente, è quello in cui la parte reale delle frequenze naturali è rigorosamente zero, quindi non è né minore di zero né maggiore di zero, ma rigorosamente zero. In quel caso, se pensate a quello che abbiamo trovato prima, noi abbiamo una dinamica che è puramente oscillatoria, cioè noi dovevamo avere delle sinusoidi smorzate dall'esponenziale. Se la parte reale dell'esponente è zero, l'esponenziale è costante, quindi l'oscillazione persiste, non si smorza. Cioè avete, è una cosa di tipo elevato alfa t per il coseno di omega k t, diciamo, dove alfa k è pari a zero, e quindi ho un'oscillazione persistente. Quindi anche questo è un caso limite, un caso particolare che non intendiamo. Quindi nei nostri casi la parte reale sarà sempre strettamente minore di zero, quindi abbiamo sempre dinamiche che vanno esponenzialmente a zero.
una cosa che pure vale la pena di dire, anche se non ve lo dimostro, ma questo lo dimostriamo magari al corso di laurea magistrale, di voi lo farà. Considerando i circuiti dinamici del secondo ordine, tipo questi, è possibile vedere che se io ho due bipoli dinamici della stessa natura, cioè due induttori o due condensatori, i due zeri che vengono fuori qui, da questa espressione qua, sono entrambi puramente reali, negativi per quello che abbiamo detto prima. Quindi quando ho due bipoli della stessa natura, dinamici della stessa natura, posso avere solamente modi di evoluzione, diciamo esponenziali, che decrescono. Per avere modi oscillatori smorzati, l'unica possibilità è quella di avere un bipolo condensatore e un bipolo induttore. Ripeto, questo si può dimostrare rigorosamente usando le proprietà delle matrici R, G e H, però lo vedremo. Vabbè, chi di voi si vuole cimentare avete tutti gli strumenti per farlo, chi di voi è curioso vi posso dare questa dimostrazione, la traccia di questa dimostrazione, non è particolarmente difficile. Il motivo fisico è che quando io ho due bipoli di natura differente, un induttore e un condensatore, essi possono scambiarsi energia con lo stesso meccanismo che abbiamo visto poi nella risonanza, e quindi possono nascere queste oscillazioni. Vabbè.